Nei deserti d'Arabia dilagava un'insurrezione già prima del mio arrivo in Francia. Tribù di beduini si erano unite per combattere una guerra molto diversa da quella delle nostre trincee. Con unità piccole e mobili sfidavano la potenza di un impero, tutti quanti uniti dalle idee di un solo carismatico guerriero. Idee di libertà e di cambiamento. Deserto arabo. Un oceano di dune in costante movimento e rocce bruciate dal sole. Sotto le dune infinite, il petrolio, l'oro nero, la linfa vitale delle macchine del nuovo secolo. Per oltre 400 anni, l'impero ottomano ha governato queste terre, controllando tutto ciò che vi si trovava. Ma il dominio ottomano non è incontrastato. Piccoli gruppi di beduini ribelli si sono uniti per rovesciare l'impero. Colpiscono senza preavviso, per poi svanire nel deserto. Al loro fianco c'è un ufficiale inglese, le cui gesta gli sono valse una certa notorietà. In tutto il mondo è ormai conosciuto come Lawrence d'Arabia. Nel deserto bisogna pianificare con cura e poi sperare anche nella fortuna. E la fortuna è stata dalla nostra quando abbiamo saputo di un treno ottomano deragliato con a bordo un carico prezioso. Una piccola pattuglia si è unita agli ottomani sopravvissuti all'incidente. Insieme hanno sorvegliato l'area in attesa di rinforzi. Siamo per ciò che riteniamo giusto, scontrandoci con coloro che vogliono impedirci di ottenerlo, costi quel che costi. Un guerriero solitario ha un vantaggio rispetto a un nemico numeroso. Può restare invisibile. I membri della tribù hanno combattuto a modo loro, con le loro armi. Resistenza, intelligenza e coraggio erano le loro risorse principali.
Quando il nemico ha armi ed equipaggiamenti migliori dei tuoi, quello che devi fare è rubare al nemico. Vieni fuori! È finita! Non pensavi che saremmo stati abbastanza veloci da raggiungerti, vero? Lawrence d'Arabia. A dire il vero, era esattamente quello che speravo. Lawrence. Molto astuto davvero. Ora il cacciatore è divenuto la preda. E tu saresti? Oh, come sei incantevole. Ahmed. Sarei libera, se non fosse per uomini come te. Libera, eh? Sarai libera solo da morta. E posso assicurarti che l'impero ha intenzione di donarti questa libertà molto presto. Anche ora. Una macchina di distruzione flagella il deserto, annientando i vostri alleati, le vostre famiglie, le vostre case, i vostri uomini sicuri. Presto non avrete dove fuggire! Né dove nascondervi! Tutto ciò che conoscete e tutto ciò che amate verrà distrutto. E voi sarete liberi di morire. Animale. Zara! Senti, capisco che vorresti solamente strappare la carne dai piedi di quell'uomo per poi mandarlo nel deserto a morire completamente nudo. Ma pensaci bene. Hai ragione. Chiedo scusa. La mia amica a volte è un po' brusca. Adesso tu mi dici come eludere il tuo treno. Così noi lo attireremo in trappola e lo distruggeremo. Impossibile. Anche solo per comunicare con il treno vi servirebbe un libro con dei codici di comunicazione. Oh, come questo, intendi? Non potrete mai fermare le macchine e il progresso. Un giorno il mondo intero vi strapperà queste terre, il prezioso oro nero nascosto sotto la sabbia. Lo vedremo, amico mio. Ovviamente, ottenere il libro con i codici non era abbastanza. Per distruggere il drago di ferro, il Kanavar, come lo chiamavano gli ottomani, dovevamo inviargli 3 messaggi cifrati per fermarsi. Lungo la ferrovia erano disseminati degli avamposti ottomani. I loro comandanti avevano delle capsule portamessaggi. Dovevamo utilizzarle per inviare i nostri ordini, o il treno non li avrebbe riconosciuti come validi. Infiltrarsi nel villaggio non sarebbe stato facile, con un intero distaccamento di soldati ottomani al suo interno. Gli ottomani hanno creato un avamposto nel deserto. È isolato e poco difeso. Al suo interno vi sono armi e veicoli. Di certo non si aspettano un attacco. Quell'equipaggiamento potrebbe farci comodo se la cosa ti interessasse. Le antiche rovine erano tutto ciò che restava di una civiltà da tempo scomparsa. L'impero ottomano aveva portato la modernità, con mezzi corazzati e cannoni da campo. 3 comandanti da assassinare, 3 capsule portamessaggi da rubare e da inviare insieme ai nostri ordini falsi. Spettava a Zara decidere come affrontare questa missione audace e pericolosa.
I beduini amavano i loro cavalli e questi in cambio li ripagavano con velocità e agilità senza pari. Hey!
riposto tutte le nostre speranze in Zara, ma ero assolutamente certo che sarebbe stata in grado di farcela.
Cara, devi sapere che il messaggio è già stato inviato, ma temo che non sia il messaggio che avresti voluto. E Lawrence era un ospite eccellente. Mi è quasi sembrato scortese fuggire. Ovviamente ho annotato la posizione del campo di Lawrence. E anche il treno. Ora la conosce. Per due volte hai detto al treno che tutto era tranquillo, ma... io ho ordinato un attacco mirato. La bestia sente il tuo odore, mia cara. E sta arrivando per massacrare te e la tua piccola banda di ribelli. Prima con la tempesta di fuoco dei cannoni, con l'avanzata delle truppe per trucidare ogni superstite. La leggenda di Lawrence Tarabia morirà stanotte. Siamo fuggiti in tempo. Tilkici è stato uno sciocco a credere che saremmo rimasti lì dopo la sua fuga. Il Canavar non smetterà di cercarci. No, non lo farà. Fammi pensare. Il treno arriva da molto lontano. E dovrà fare rifornimento d'acqua. Sarà allora che lo colpiremo. D'accordo. Eliminerò le sentinelle, poi piazzerò degli esplosivi sulle rotaie. Io radunerò i nostri guerrieri. Senza più rotaie il treno sarà in trappola. Quindi quando sentirai l'esplosione dovrai attaccare con tutte le tue forze. Va bene, ma c'è la possibilità che nessuno mi segua. Dopo aver detonato le cariche potresti ritrovarti sola, questo lo sai. Immagino che lo scoprirò solo dopo l'esplosione. L'uomo pianifica, Dio ride. Scoprimmo che la piccola città dove volevamo tendere l'imboscata al treno era presidiata dal nemico. Avremmo dovuto liberarci di quelle truppe prima di poter piazzare gli esplosivi.